Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey D. Andre come al solito e oggi andiamo a continuare ancora la serie di Spyro 2 Riptos Rage. Siamo al 66% di gioco nell'ultimo video, abbiamo fatto Oasi Ombrosa che non abbiamo potuto completare al 100% dato che non abbiamo ancora l'abilità della testata. Andiamo a fare circuito ghiacciato, sperando non ci faccia impazzire trovare il personaggio nascosto per la sfera. Almeno penso ci sia un personaggio nascosto. Allora, iniziamo. Aspettate, punti abilità. Circuito ghiacciato sotto 1 e 15. Ok. Mi sa che però conviene andare al contrario su quei cretini, perché sennò, se dobbiamo rincorrerli noi, ci mettiamo un quarto d'ora. Dov'è? Ah, erano tutti insieme loro. Anche gli igloo sono da sfondare. Che cavolo? I mostri di Loch Ness? No, qui bisogna... Tanto adesso perdo, sicuro. Cioè, bisogna farli con un senso logico. Ma che belli, però. Facciamo anche i portali, sì, dai, tutto a caso ormai. Allora, non so più, cioè, che, quanti me ne mancano, di chi mi mancano. Allora, qui c'è un portale, qui c'è una ballerina. Il portale l'ho visto anche qua sotto. Ah! Ci sono archi, serpenti, skater e motoslitte. Va bene, riproviamo. Ai mostri di Loch Ness ce ne mancano ancora uno, due e tre. No! Non dovrebbero mancarci né tante ballerine né tanti serpenti, giusto? Serpenti presi tutti. Questi ballerini qua. Tutti? Sì! Vai! Ah, cavolo, se avessi fatto in 1 minuto e 15 mi avrebbe dato il punto abilità. Va bene, io me lo rifaccio, vi faccio vedere il tempo se riesco e vi faccio vedere che prendo il punto abilità. Allora, facciamo così, ho deciso di farvi vedere direttamente il giro quello buono, così vedete anche in che ordine fare per bene le cose. E se riesco prendo il punto abilità. Tre e quattro. Poi partiamo subito a fare gli archi. E ho già intravisto un paio di posti dove vorrei provare a vedere per trovare il personaggio, per avere la sfera. Tipo là, quella porta, secondo me la possiamo provare a sfondare. Non so se sarà lì effettivamente, ma io ci proverò. Allora, andate di qua, poi fate il draghi, cioè i serpenti e i ballerini insieme. In questo modo dovremmo riuscire a finire tutto anche entro 1 minuto e 15. E quindi prendere il punto abilità. Spero, mamma mia. Dai, sì, ho ottenuto punto abilità, 1 minuto e 12. Ci ha dato anche una vita, perché? Oh. Molto bene, adesso vado a cercare in giro per questa mappa, per questa ambientazione, il personaggio nascosto. Voglio vedere se lo trovo per prendere anche la sfera. Riprova. Perché ho pensato, o è dentro l'igloo. Ottimo lavoro, Spyro. Direi che sei pronto per una sfida più seria. Che ne dici? Ma veramente? Con il parapendio. Non soffri di vertigini, giusto? Che culo, oh, vi giuro, ve lo giuro. Allora, ho pensato, forse se riesco metto anche un pezzettino mentre lo facevo, perché l'ho distrutto un igloo, ma non mi sembra di aver visto Hunter.
Che fortuna! Madonna, che bello, così non dobbiamo sclerare. Se no avrei provato a sfondare l'altra porta. Allora, ottimo lavoro, Spyro. Direi che sei pronto per una sfida più seria. Che ne dici di cimentarti con il parapendio? Non soffri di vertigini, giusto? Ma se so volare, che vertigini di corsa, dai. Tenerò con la motoslitta e tu passerai attraverso gli anelli. Non perdertene neanche uno o dovremo ricominciare da capo. Che figo! Oh mamma, oh mamma. Ma è bellissimo! 50 anelli? Sto cavolo. Ah! Avevo sentito dire che eri bravo con queste. Grande, ti trainerò con la. Dai, riproviamoci. Non eravamo andati male la prima volta. Speravo di farcela al primo tentativo, però. Ah, che dopo. Però è figo. Allora, qui centrale. Da queste parti sono un po' rognose dove devi star centrale. Allora, sinistra, destra, al centro, poi a sinistra. Dai. Allora, qui è qua che avevo perso prima. Dai! Dai, dai! L'ultimo, sì! Gran bel lavoro, Spyro. Ah. Sei persino più bravo di me. Lo so, grazie. Gli abbiamo anche starnutito addosso, che bello. Di sto periodo, poi, con il Covid in giro, starnutire addosso alla gente non è consigliabile, per niente. Livello completato al 100%. Ok, facciamo esci. Esci, esci. 400 gemme. Arriviamo a 4680. Ok, siamo tornati nel mondo. Fatto, Spyro. Ora che hai tutti i 14 talismani. Talismani, usa la tua guida per forzare la serratura della porta. Poi entra e affronta Gulp. Sei pronto? Sì, dai, va bene. Facciamo, sono pronto. Già l'altra volta mi hai rotto le scatole. Io volevo dire qualcosa, però. Dai, sono pronto. Ok. Ho addomesticato degli pterodattili di desolazione scheletrica. Lasceranno cadere degli oggetti che potrai usare contro Gulp. Ah sì? Che figo! Allora, bella gente, direi che il video finisce qua. Andiamo a vedere i progressi fatti finora. Guardate quanti livelli ci sono in questo mondo delle pianure d'autunno. Abbiamo completato quasi tutto al 100%. Ci manca un'abilità della testata per poter completare colline frattura e oasi ombrosa, che andrò a recuperare in un unico video intero. Siamo al 70% di gioco. Abbiamo sbloccato la sfida arena di Gulp. Che altro dire, non siamo secondo me lontani dalla fine del gioco, anche perché siamo a 7580 gemme su 10.000 e quindi non siamo lontani, non siamo lontani. Secondo me arriveremo sulle 50 gemme a sto punto, cioè se vogliamo fare la cifra tonda arriviamo a 50 gemme. Allora, se questo video vi è piaciuto lasciate un grande like come al solito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno, seguitemi sui social che lascio qua sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima, ciao!